Oh mio povero cuore, se non ti basterà più il rifugio del mio petto, dove finirai? Chi è? Shakespeare. Ricordi, fratellino? Hai sempre voluto che imparassi i sonetti a memoria. E in quanto a memoria, puoi considerarmi un talento, fratellino. Non ti dispiace se ti chiamo così, vero? E per non dire fratellastro. Suona male, fratellastro. Ha troppo il sapore di rancori sociali. Che cosa fai qui? Che vuoi? Meditavo sulle meraviglie del creato. So che ti rifiuti ostinatamente di riconoscere in me uno spirito romantico, ma non trovi anche tu che il prodigio di questo animaletto dovrebbe far riflettere maggiormente gli uomini sui loro limiti? Per esempio, far trovare delle soluzioni più semplici per comprendersi tra di loro. Vattene, Wickham. Potrebbe venire qualcuno. Io non voglio che si accorgano di te. E soprattutto non voglio che possano conoscere i nostri rapporti. Io tengo molto a questa gente. Ehi, guarda che combinazione. Anch'io tengo molto a questa gente, Darcy. Sei un pazzo pericoloso e incosciente. Ma come osi ancora avvicinarti al nostro mondo dopo che... È proprio per questo che sono venuto. Proprio per dirti questo. L'altro giorno, quando ti ho incontrato a Meryton, ho capito che il destino ti aveva messo ancora una volta sulla mia strada. Togliti di mezzo tu. Se non vuoi che sia costretto a farlo io. Sei veramente l'essere più vile che abbia mai avuto la sventura di incontrare. Ma non sarà certo il tuo sporco ricatto che mi costringerà a comportarmi diversamente da come voglio. No, Darcy, no. Sarà il tuo orgoglio. È lì che colpisco io. La necessità di apparire onesto potrebbe indurti a scoprirmi e a mandare a monte i miei piani. Ma sarà l'irresistibile tentazione del tuo orgoglio che ti costringerà a salvare dallo scandalo la persona che più ti è cara al mondo. Non potrei mai pensare che tu tenga al suo disonore. È per questo che ti avrò in pugno. Ti conviene rassegnarti, fratellino. Stai andando oltre il limite, Wickham. Tu non hai nessun diritto. Sì, Darcy, uno. Uno sì. Uno ancora. Ce l'ho. Quello di farti del male e di odiarti con tutte le mie forze. Per le ingiurie e le umiliazioni che ho dovuto subire nella tua casa fin da quando ero ragazzo. Gente come voi non sa considerare il lato umano delle cose. È gente invischiata nel proprio orgoglio, accecata dai pregiudizi della propria meschina nobiltà. Avete pensato di poter formare un uomo ignorando la sua anima, i suoi sentimenti, e siete riusciti a fare di me soltanto la brutta copia di un gentiluomo, l'immagine sbiadita di un aristocratico. Non vi siete mai preoccupati di scoprire se quel povero ragazzo preso sotto la vostra alta protezione poteva avere altre esigenze, altri sogni? Vuoi sapere quali erano i miei diritti a 10 anni d'età, Darcy? A 10 anni io avevo il diritto di farti la scaletta con le mani giunte sulle ginocchia per aiutarti a montare a cavallo. Avevo il diritto di giocare con i giocattoli che tu non usavi più. Il diritto di essere sempre il più bravo agli studi, perché io ero il mantenuto di casa. Il diritto di non
di non poter piangere mai su nulla, perché tutto mi era regalato. E quando si impedisce ad un bambino di piangere, non ci si deve meravigliare poi se crescendo i suoi occhi arrossiscono guardando la luce. Tanto si sono fatti aridi e secchi e fragili.